Cari amici di Opera Classica e di Eco Italiano, ho l'onore di essere nel camerino di Annalisa Stroppa. Buonasera a tutti. E c'è anche la signora Anna Maria, che si Sì. occupa di trucco e parrucco. In questo momento sta trasformando la nostra Annalisa, e adesso ci racconterà un pochino il suo personaggio, insomma, qui al Teatro San Carlo di Napoli. Prima di tutto, io ti ringrazio tantissimo, Annalisa, di avermi Grazie a ospitato. te, cara Serena, grazie. E ti pongo la mia prima domanda. Ti sei avvicinata alla musica e hai scoperto di avere poi una voce da mezzosoprano? Guarda, mi sono avvicinata al canto molto presto, in modo molto naturale. Avevo 8-9 anni e già mi dilettavo a cantare tutte le arie dei tenori. Io ascoltavo Parlami d'amore Marione, Son Dorma, O Sole Mio, tutte arie dei tenori, Pavarotti, Del Monaco, Domingo, Carreras. Avevo queste. Passavo le mie giornate dai miei nonni perché i miei genitori lavoravano, avevano queste musicassette, io le ascoltavo e imitavo. E così ho scoperto sin da piccolina di avere una voce molto speciale, di aver ricevuto un dono, un talento che mi rendeva felice, perché cantare mi rendeva molto felice. E così ho capito che quella era la mia strada, avevo le idee ben chiare già da piccolina. Però sai, a quell'età la voce non è ancora formata, no? Per cui ho iniziato a studiare uno strumento musicale, ho iniziato ad approcciarmi alla musica attraverso il pianoforte e poi una volta raggiunta l'età e la maturità vocale, mi sono iscritta a canto, però avendo già una preparazione musicale attraverso il pianoforte e devo dire. Ci speravo, lo sognavo, lo desideravo, ma non avrei mai immaginato veramente di essere qui oggi al Teatro San Carlo di Napoli. Ormai sono, beh, quasi 10 anni, che intraprendo, che ho intrapreso questo meraviglioso cammino. Sono felicissima di aver fatto della mia passione il mio lavoro. Ecco, guarda, sono già Pronta? un bel maschietto, via. Poi La dopo ci barriera racconti. aperte. Mi avete fatta bella scuretta, eh? Sì. Annalisa, inizialmente agli studi umanistici hai affiancato studi di pianoforte. Com'è nata poi la scelta di dedicarsi esclusivamente al canto e non anche a uno strumento? No, no, io avevo già le idee chiarissime. Appunto, come ti dicevo, il pianoforte è stato un inizio, il primo approccio, pianoforte, solfeggio, per conoscere la musica, entrare dentro così al linguaggio musicale, comprenderlo, e saper appunto leggere lo spartito. E questi studi sono stati molto molto utili per me, perché poi una volta che le corde sono state pronte per affrontare appunto gli studi di canto, avevo una solida preparazione musicale, questo mi ha aiutato davvero tanto. E durante gli studi in conservatorio ho fatto l'università, mi sono sempre piaciute le materie umanistiche. Ho studiato scienze dell'educazione perché se non avessi avuto la fortuna di essere cantante, di diventare così cantante, mi sarebbe piaciuto comunque dedicarmi all'insegnamento con i bambini o comunque ad un lavoro a contatto col sociale, un lavoro sì, umanistico, ecco. Sei stata finalista al concorso Vinas, spero di aver detto bene la pronuncia, Vignas, sì. di Barcellona e vincitrice di numerosi concorsi internazionali, tra cui Team Magda Olivero, Iris Adami Corradetti, Comunità Europea Belli di Spoleto, Riccardo Zandonai, dove Sì. oltre al primo premio assoluto ti sei aggiudicata anche 3 premi speciali. Quanto consideri importanti i concorsi per una carriera nel mondo dell'opera lirica? E poi li consiglierebbe ai giovani che intendono intraprendere questa carriera? Assolutamente sì, per me i concorsi sono stati importantissimi perché sono stati l'occasione per misurarmi con me stessa e anche per confrontare un po' le mie potenzialità con quelle degli altri giovani cantanti.
per cui li consiglio assolutamente, prima di tutto per misurarsi con se stessi davanti a una giuria, quindi davanti a un pubblico, e anche per confrontarsi con le potenzialità, con il gusto, con le interpretazioni degli altri giovani. Ed inoltre sono molto molto utili, li consiglio assolutamente perché, sai, nelle giurie dei concorsi, anche se non lo vinci il concorso, è molto utile perché ti dà l'occasione di farti ascoltare dalla giuria, di farti conoscere e magari trovi quel direttore artistico, quel grande cantante che ti ascolta, che ti apprezza e che ti aiuta ad intraprendere questo cammino. Mm-hmm. Grazie Anna Maria, grazie Intanto mille. Intanto ringraziamo grazie. Anna Maria. Sei stata protagonista anche di attività concertistiche, ce ne puoi parlare? Sì, sì, allora... una cosa che non ti ho detto. Sì! No, riguardo i concorsi, vedi, mi sono distratta. È che, come hai detto tu, all'interno del concorso Zandonai... Mm-hmm. Ho vinto anche 3 premi speciali, tra cui mm-hmm. un premio speciale era la partecipazione ad una produzione proprio qui al Teatro San Carlo. Okay. Mi ricordo come se fosse ieri la grandissima emozione nel ricevere quel premio, mm-hmm. perché è un desiderio così forte di poter debuttare su questo palcoscenico. E infatti debuttai qui nel 2011. Mm-hmm. Nella Carmen come Mercedes e poi tornai sempre nel 2011 in dicembre con il ruolo di Dorina nel Marito disperato di Cimarosa e non vedevo l'ora di tornare ancora. Quindi il San Carlo come potente portafortuna per Assolutamente sì. Ed eccomi qui dopo, ormai 7 anni dopo. Quindi un ritorno emozionato. Sì, molto atteso e sì, tanto desiderato, emozionante, sì. Un po' la tua attività concertistica. Sì, guarda, all'inizio soprattutto ho cantato tantissima musica da camera. Lied tedeschi, liederistica, tantissime chanson francesi, tantissima anche la canzone spagnola. Tu sei qui al Teatro San Carlo di Napoli per Le Conte d'Hoffmann. Ci puoi parlare un po' di come ti stai preparando a questo ruolo che poi è un debutto per te? Sì, sì, debutto questo ruolo meraviglioso della musa Niklaus. La musa non è altro che poi Niklaus travestito. Guarda, è stato un periodo molto intenso di prove perché l'opera è lunga e impegnativa e il mio personaggio comunque è sempre presente perché è il migliore amico di Niklaus, è il migliore amico di Hoffmann, quindi lo affianca in tutte le scene. Quindi è stato un periodo veramente intenso, ma bellissimo, perché devo dire il cast è straordinario, tutti i colleghi sono meravigliosi, si è creato un bel clima di lavoro, una bella sintonia con veramente tutte le persone che lavorano, tutto il gruppo che lavora qui in teatro a questa produzione. Per cui devo dire è stato un bellissimo periodo, seppur tosto, seppur impegnativo, molto molto bello. Speriamo, insomma, se la prima si avvicina, oggi siamo alla nostra generale, domenica la prima. Come va la collaborazione col maestro Steinberg che dirige quest'opera? Molto bene, molto bene. Il maestro Steinberg è un maestro di grandissima esperienza, per cui ci sentiamo in mani sicure. Conoscevo già il maestro dal 2015 e con lui ho interpretato sempre un ruolo in travestì, il ruolo di Hänsel. Nella meravigliosa favola Hänsel und Gretel al Teatro Regio di Torino, in cui avevo già avuto modo di collaborare sia con lui che con il nostro regista Jean-Louis Grinda. Devo dire un piacevole ritorno, ecco. Annalisa, ci parli un po' del tuo personaggio Niklaus qui al San Carlo, insomma. Sì, allora, il mio personaggio è in questo allestimento del nostro regista Jean-Louis Grinda è un personaggio chiave all'interno proprio di questa messa in scena. E Niklaus non è altro che la musa travestita che prende le sembianze di un giovane studente, amico di Hoffmann, che tesse le fila della storia e fa incastrare tutti gli ingranaggi affinché Hoffmann passi attraverso la sofferenza
per tornare all'arte. Perché chi è Hoffman? Hoffman è un grandissimo poeta che però appunto diciamo, si sta un po' perdendo, sta perdendo il suo talento, non ne sta approfittando, non lo sta coltivando per seguire le donne, è appassionato di donne, di vino, quindi sta tralasciando questo suo talento, non lo sta coltivando per dedicarsi ai piaceri terreni. E allora la musa, come dice nel prologo, la musa lo dice proprio queste parole, dice: in quest'ora fatale, Hoffman deve scegliere tra gli amori se appartenere alla mia rivale, cioè a Stella, che racchiude le tre donne, Olimpia, Antonia e Giulietta, oppure se deve appartenere a me. Lui adesso deve scegliere appartenere a me, cioè all'arte. Questo è il significato. E infatti, attraverso il dolore, attraverso la sofferenza, alla fine Hoffman tornerà all'unica musa immortale che È meraviglioso l'insegnamento che ci lascia la musa. La musa apre nel prologo e chiude, no? Perché poi, sai, dopo il prologo si trasforma e prende le sembianze di Niklos. Ed è meraviglioso l'insegnamento che ci lascia, come conclusione, al termine dell'opera, e dice: dalle ceneri del tuo cuore, del cuore di Hoffman, riscaldi il tuo genio. Nella serenità sorride ai tuoi dolori, la musa darà pace alla tua sofferenza. Infatti Hoffman si rifugia nell'arte dopo aver sofferto, vedendo tutte queste fine tragica di queste tre donne. Attraverso la sofferenza capisce che la sua unica, vera e fedele musa è l'arte ed è immortale. È meravigliosa, è un po' anche. Credo ci si possa un po' rispecchiare nella sua storia. Noi artisti siamo un po' così. Credo che il nostro non sia solo un lavoro, noi siamo proprio. È una missione. E la nostra musa ispiratrice è la musica. Lei non ci abbandona mai, non ci tradisce mai, ed è Con sempre voi. con noi, ci accompagna sempre ovunque e ci ripaga di tutte le sofferenze e sacrifici che un pochettino, insomma, la nostra vita richiede. Tu hai riscosso grandissimo successo nel ruolo di Suzuki al Teatro alla Scala di Milano nella Butterfly, diciamo la prima versione pensata da Giacomo Puccini e diretta magistralmente dal maestro Sceglie. Come preparasti quel tuo personaggio che era molto empatico, molto forte, di grande impatto? Infatti la critica ti ha premiato tantissimo e anche il pubblico, insomma, ti ha apprezzato Mi fa molto. piacere che. Come preparasti e cosa ricordi di quel periodo alla Scala della tua splendida Suzuki? Un ricordo meraviglioso, un ricordo straordinario, innanzitutto perché ti puoi immaginare, è stata la mia prima della Scala, il mio primo 7 dicembre, per cui ho cercato di dare tutta me stessa e di così seguire ed esternare tutte le emozioni che sentiva Suzuki, farle diventare veramente mie. E ti dico, ho avuto molto piacere di essere riuscita a trasmettere al pubblico queste emozioni. Questa è stata la mia grande soddisfazione, di essere riuscita a trasmettere tutto ciò che Suzuki interiorizzava e che Chocho-san, la sofferenza che Chocho-san non riusciva ad esternare perché viveva nel suo mondo, e invece era interiorizzata da Suzuki. E ti dirò, è stato un lavoro meraviglioso. Poi io ti dico solo che il pianto di Suzuki nell'ultima uscita, prima, quando Chocho-san dice lasciami da sola, va via, io uscivo in quinta e piangevo veramente. Proprio perché avevo immagazzinato dentro di me dall'inizio dell'opera tutta la sua sofferenza. E empaticamente era come se fosse il suo alter ego. Ecco, siamo riusciti a creare questa bellissima sintonia con Maria José ed è stato veramente prezioso. Probabilmente hai capito Puccini cosa ha inteso per la donna, insomma, quando lui parla delle donne, insomma, come le abbraccia Puccini, come Esatto. descrive Puccini a livello emotivo, probabilmente ti ha toccato profondamente. Certo.
Sì, perché Suzuki comunque è una donna più esperta, più matura. Cho-Cho-San è una ragazzina innamorata e viveva nel suo mondo come se non si rendesse conto. E per lei il tempo si fosse fermato. Invece Suzuki realizzava tutto ciò che lei non riusciva a vedere. Suzuki lo vedeva e per questo soffriva al posto suo. Perché poi le voleva bene. Assolutamente l'unica persona che le è stata Credo. vicina veramente fino alla fine. Un Sì. ruolo E meraviglioso, complimenti meraviglioso. te li faccio ora dal vivo, Grazie, insomma. grazie mille. Anche se da casa te ne abbiamo fatti tanti Ah, ho attraverso sentito tutto il vostro affetto, la vi ringrazio. televisione. Tu che repertorio prediligi, Annalisa? Beh, il mio repertorio di lezione in questo momento assolutamente il bel canto e il repertorio francese dell'Ottocento. Questo è il repertorio che preferisco ora e che credo si addica comodo per la mia vocalità in questo momento. Per cui sì, Bellini, Rossini, Donizetti e tutto il repertorio francese dell'Ottocento. La mia voce credo che trovi proprio un terreno fertile e si possa esprimere al meglio attraverso questi autori, insomma, attraverso il Questi autori. bel canto. E qualche ruolo che hai già debuttato, giusto per avere un'idea di quello che hai già Ah, beh, cantato? sì, Norma, Adalgisa, il ruolo di Adalgisa, ho debuttato la Giovanna Seymour nell'Anna Bolena, Romeo nei Capuleti e Montecchi, per quanto riguarda Donizetti, Rossini, poi, beh, il Barbiere di Siviglia, l'opera che ho cantato di più, pensa, sono arrivata all'ultimo Barbiere, è stata la mia 48esima recita, le conto, Le conto, chissà dove sarà il numero 50, vedremo. Sì, sono conquiste. E poi la Cenerentola, naturalmente, sì, sarà la mia Cenerentola, ho avuto occasione di farla proprio da poco a Padova, ho avuto il grande piacere e onore di ricordare la Valentina Interrani attraverso questa produzione. Spero di esserne stata all'altezza. Annalisa, hai dei progetti futuri di cui puoi darci qualche piccola anticipazione? Sì, subito dopo il San Carlo sarò a Munich, Monaco, per Suzuki. E poi Dorabella alla Spalmas, così fan tutte. E sarò a Orange per la prima volta in questo meraviglioso contesto d'Orange, come Zerlina nel Don Giovanni. Quest'estate, poi in settembre-ottobre debutto a Reggio di Parma, tanti debutti in teatri nuovi, nel Nabucco, e in dicembre sarò Cenerentola, Angelina, ad Amburgo in Germania, questo per concludere l'anno, Alla grande, insomma, così. come un trionfo della bontà, Esatto, ecco. ce n'è sempre bisogno, Sì. un po' di bontà non guasta mai. Sempre. Annalisa, io ti ringrazio tanto di Grazie, grazie avermi ospitato per questa a te. intervista e ti chiedo un saluto per Opera Classica. Un grande bacio a tutti gli amici di Opera Classica e vi aspetto qui a San Carlo. Ok. Venite numerosi, è uno spettacolo stupendo, vi aspettiamo. Grazie e buona musica, Annalisa. Grazie. Ciao.